Nel video di oggi, ragazzi, tratteremo alcuni aspetti che sono fondamentali per la buona gestione di un impianto fotovoltaico. Questo è il video numero 2 della serie che già conoscete, partita tempo fa, cioè errori nel fotovoltaico e consigli. Ebbene, andremo a vedere un aspetto molto importante che riguarda il bestione arancione. Soprattutto coloro che sono in camper, quando hanno finito la loro libera, come si dice in gergo, o comunque la villeggiatura e tornano a casa, spengono e staccano tutto. Ebbene, quando si stacca l'alimentazione attraverso la batteria, dopo aver staccato sempre i pannelli, il momento in cui si andrà a riaccendere, il bestione arancione può aver perso tutte le impostazioni. Ebbene, vedremo come andare invece a settare il bestione arancione per non perderle. Quando abbiamo costruito un impianto fotovoltaico, poi dobbiamo mantenerlo. Poi ci sono anche a volte degli errori di cui non sappiamo il motivo piuttosto che come andare a risolverli. Ebbene, attraverso questi video voglio, come tutti voi sapete, dare la massima conoscenza che è importante in questo campo perché produciamo la nostra corrente, risparmiamo sulle bollette e non dobbiamo farci male. Bene, come dico sempre, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video, nonché tutti i vari link del canale. Buona visione! Ebbene ragazzi, partiamo proprio dal bestione arancione, questo inverter da 6 kW 48 volt, può essere anche quello da 12 e quant'altro. Andremo giù adesso in laboratorio per vedere qual è la procedura, tra l'altro semplicissima, per far sì che una volta settati tutti i parametri, a fronte di uno sgancio della batteria volontario per manutenzione o involontario del BMS, non si vada a resettare tutto quello che abbiamo fatto, dato che i parametri sono tanti, perché sono 15, 20, 10, 20 a secondo della tipologia di inverter che acquistiamo. Ebbene, in questo modo vi farò vedere una procedura che salva, memorizza e quindi a fronte di sgancio, riaggancio, finito col campo, piuttosto che a casa devo fare una manutenzione e stacco tutto, non dobbiamo reimpostare tutto. Andiamo al laboratorio e dopodiché faremo un breve riassunto qua, sempre nello studio. Eccoci qua praticamente ragazzi e vi faccio vedere la procedura che preserva la memoria impostata. Qui abbiamo impostato il nostro bestione arancione con tutte le diverse impostazioni partendo dalla numero 1. Adesso noi pressiamo, schiacciamo e teniamo premuto questo tasto, entriamo nella modifica dei parametri, andiamo indietro di 1 e vediamo il parametro tensione. A questo punto schiacciamo qui. E la cambiamo 230, facciamo 240, no, facciamo 220. A questo punto condividiamo e usciamo. A questo punto rischiacciamo ancora, torniamo indietro di 1 e la riportiamo a 230. Approviamo. Usciamo. A questo punto spegniamo l'interruttore di accensione che c'è sotto l'inverter e abbiamo praticamente sganciato la corrente. Vedete che sono al buio, si è spento tutto. Adesso riaccendo. Ripartirà l'inverter con la ventola. Vedete che si sono riaccesi i parametri ed è ritornata la corrente. Dopo qualche secondo la ventola si spegnerà, questo è il suo classico avviamento per test. E in questo modo abbiamo memorizzato non solo l'ultimo parametro sulla tensione ovviamente, ma tutti i parametri dell'inverter rimangono memorizzati. Una volta che l'inverter ha finito il suo test della ventola, si è spento e noi abbiamo praticamente tutte le impostazioni memorizzate. Quindi quando dobbiamo fare manutenzione in casa, che spegniamo l'impianto e andiamo a, diciamo, a pulire o a revisionare o a controllare i bulloni e quant'altro, alla riaccensione non dovremo reimpostare tutti i parametri, ma rimangono, come vi ho fatto vedere, memorizzati. E soprattutto coloro che in camper, una volta finita la loro libera, il loro tour, la loro vacanza, quello che sia,
tornando, spengono tutto alla riaccensione, anche loro non dovranno reimpostare tutti i parametri. Questa è una cosa utile che dà, insomma, un significato di stabilità all'impianto. Un secondo aspetto molto importante riguarda, e dalle tante domande che fate sul canale capisco che è importante, cioè i pannelli lavati con l'acqua o no producono di più, producono di meno, molto di più o è uguale. A questo punto andremo a vedere dopo i test che ho effettuato. Io già lo sapevo, però ho voluto fare questo video per chiarire questo aspetto ormai annoso, dove andiamo a vedere se vale la pena lavare i pannelli. Bene ragazzi, avete visto? Qui facciamo una serie di considerazioni importanti. I pannelli erano sporchi, c'era pioggia con sabbia del Sahara, classico giallino beige che si vede sui pannelli, c'erano anche il guano di alcuni uccelli, piccioni, eccetera. Vi ricordo che se questo invece è eccessivo, cioè se avete i pannelli posizionati sotto una gronda dove si riempie di guano dei volatili, a questo punto va lavato, perché le celle non possono oscurarsi. Se noi oscuriamo anche una sola cella di un pannello, ebbene lì potremmo avere l'annullamento di tutto il pannello, perché i diodi di bypass all'interno dei pannelli, non sto parlando quindi dei diodi di blocco, i diodi di bypass vanno a annullare il passaggio di una delle stringhe del pannello. Vi ricordo che i pannelli sono formati dentro, ogni pannello è formato da stringhe, ogni cella messa in serie fa una stringa, la seconda, la terza, a seconda di quante celle ci sono, pannelli da 144 celle, da 60, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, se abbiamo troppo sporco e quindi non abbiamo semplicemente come questo uno sporco omogeneo fatto di piogge che hanno versato tutti i minerali del Sahara piuttosto che le polveri e tutto l'inquinamento che c'è, ma se c'è invece roba pesante, quindi sono volate foglie piuttosto che il guano dei volatili, allora a quel punto lì devono essere lavati anche superficialmente, ma però già che li stiamo lavando superficialmente, stiamo togliendo le foglie, siamo già saliti sul tetto, sulla terrazza, a questo punto vi consiglio di lavarli. Ricordate una cosa importante, un vecchio detto antico, molti di voi sicuramente lo conosceranno: la pulizia fa male solamente alle tasche. Andiamo avanti, perché questa considerazione sui pannelli è fondamentale. Allora, i pannelli adesso erano sporchi e nel contempo io ho visto quanto attraverso le pever, attraverso il wifi, producevano. Adesso invece li lavo con la canna dell'acqua, eccetera, tolgo tutto quello che era lo sporco misto del classico, dopodiché vedremo se producono di più o di meno, e qui la considerazione è molto molto interessante. Bene ragazzi, avete visto? Sembrerebbe che la produzione sia una 20 quant'era per cento in più, ma adesso vi invito a vedere il prossimo spezzone. Cioè, io adesso cosa sto facendo? Ricordate il video che ho fatto dove praticamente io avevo lavato i pannelli, ma non era lavato i pannelli, io li avevo raffreddati. Allora ragazzi, adesso che li ho lavati, io dopo cosa ho fatto? Ho aspettato. Il sole ha asciugato i pannelli e io ho subito verificato col wifi delle pever qual era la produzione.
Ebbene, non voglio dire nulla, ve lo dico dopo, ma guardiamo adesso questa immagine che è esattamente la produzione dopo un quarto d'ora dal lavaggio. Bene ragazzi, avete capito? Producevano di più, ma non perché li avessi lavati, ma perché li avevo raffreddati. Pieno sole, siamo in agosto, fine agosto, e temperatura altissima del pannello, li vado a lavare, pam! Questo è l'MPPT, che col pannello freddo produce il 30% in più. Spesso quando si fanno questi test, alcuni dicono, hai visto, guarda qua, adesso che li ho lavati, quanto produce in più? No, aspetta un quarto d'ora. Il pannello si asciuga subito, si ririscalda e a questo punto il test dice la produzione è identica. Tutto questo ci tengo a dire che è avvenuto nel giro di mezz'ora, sali, lava, fai visto, il cielo era azzurrissimo, non è che avevamo prima le nuvole oppure sono andato a mezzogiorno e poi alle 4. Tutto in mezz'ora col cielo azzurrissimo, ebbene la produzione è la stessa. I pannelli erano sporchi di sabbia, di polvere, di quant'altro, piccole tracce di guano. Chiaramente, lo ripeto, se sono molto sporchi e si è veramente ombreggiata la cella, allora in quel caso vanno puliti. Spero con questo di aver chiarito un aspetto annoso, dicevo all'inizio, cioè da tanto che parliamo di queste pulizie di pannelli. Significa che coloro che decidono invece di comprare macchinari, di pulire, di andare sui tetti, di usare le scale e avere sempre i pannelli perfetti, sicuramente fanno meglio. Ma la produzione non cambia. Ragazzi, spero che anche questo video sia stato utile, che ci abbia fatto capire cose fondamentali, importanti nell'ambito della produzione della nostra energia. E io vi incoraggio a iscrivervi, a attivare la campanella che è importante, l'avete capito, e continuate così, state sostenendo il canale sia con le vostre donazioni attraverso PayPal, ma anche con i vostri commenti e quant'altro. Grazie a tutti, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.